Benvenuti a Torino Web News, ci eravamo già stati qualche tempo fa per visitare il Museo dell'Automobile Temporaneo, ci siamo tornati oggi per mostrarvi un'esposizione dedicata ancora una volta al mondo dei motori, questa volta però non i motori della terra, i motori dell'aria. Ci troviamo al padiglione Giovanni Agnelli di Torino Esposizioni, qui fino al 28 marzo è possibile visitare una mostra che fra le altre cose racconta il rapporto fra l'aviazione e il territorio piemontese. Una mostra consigliabile sicuramente agli appassionati di volo, che permette di ammirare esemplari mitici che hanno fatto la storia dell'aviazione, una storia che parte dai primi dirigibili fino all'aeronautica militare di oggi. Si va dal biposto da addestramento SVA-9 alla Gabarda, primo aereo nella storia ad attraversare le Alpi con un passeggero a bordo nel 1914, e poi un Aliante prestato dalla scuola di volo a vela, motori storici provenienti dall'Istituto Tecnico Grassi e molto altro ancora. Accanto ai velivoli ci sono i grandi aviatori del passato, fotografie, quadri e documenti che testimoniano le vite incredibili dei protagonisti di imprese memorabili. Insomma, una mostra per raccontare una delle più grandi rivoluzioni della vita umana, la conquista della terza dimensione che ha segnato e travolto il Novecento, il secolo appunto, con le ali. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 e il sabato fino alle 20, con l'ingresso, lo ricordiamo, libero.